Guatta e a tutti ciurma e benvenuti a Giochirino in questo nuovissimo episodio su The Sims 4. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere i 20 like. E che dire, molti di voi mi hanno lasciato tanti cari consigli sotto l'ultimo video e di questo vi ringrazio tantissimo. Per esempio mi avete suggerito che posso trascinare direttamente tipo la spazzatura nel cestino o i piatti sporchi nel lavandino, i libri nella libreria eccetera eccetera. Quindi c'è interagire direttamente io con gli oggetti dello scenario. Questa cosa è davvero molto interessante. Oggi ragazzi vediamo se riusciamo ancora di più a far avvicinare questi due poveri piccioncini che non ancora sono riusciti a far sbocciare l'amore fra di loro. Pensavo di fargli avere un appuntamento. Il punto è che ovviamente ragazzi fra 7 ore i due poverini dovranno andare a scuola e Rodrigo tra l'altro fra 17 ore dovrà andare al lavoro, quindi devo vedere se riesco a trovare un buco per farli andare da qualche parte, insomma, e far sì che quest'amore finalmente sbocci. Ok, Rodrigo è sveglio ed è ovviamente a disagio, per cui la prima cosa, mio caro, direi che devi usare il cesso. Intanto il cibo qua è andato a male, per cui sì, lo butterò direttamente nella spazzatura. E che c'ha adesso? È teso, perché? Cerca di calmarti davanti allo specchio. Bacio a giocherina per la prima volta. Oh mio Dio, e questa scema dove sta andando? Non mangiare quella cosa! Mizzica ancora questa cosa! Vi ho detto che non dovete mangiarla! Buttala via! Show! Ripulisci, madonna! E dopo devi andare al bagno. Va bene, allora cerchiamo di farlo calmare davanti allo specchio, ragazzi. Perché se no qua siamo veramente una cosiddetta cacca. Si svegliano sempre di cattivo umore. Rodrigo, vedi per favore, cucina, cucina una macedonia di frutta, dai. Tanto sta che qualcuno di voi mi ha anche consigliato di mettere le luci automatiche, tutte le luci. Ok, così ovviamente risparmieremo sulla bolletta. Ragazzi, la vita degli adolescenti è così, è super impegnata. Perché? Ancora? Basta! Oh, minchia, per tagli addumete, stai a mozzare 10 dita. No, cucina un paio di palle, prendi una porzione di questa che Rodrigo l'ha cucinata con tanto amore. Purtroppo non mi tocca andare a scuola? È ora di studiare, oh! Ma io non gli avevo fatto fare i compiti o sbaglio? Oh merda, miseria, ragazzi, io non so se gli avevo fatto fare i compiti e lei è pure triste, ma perché? Li ho sempre così dannatamente depressi. Mi avete consigliato anche comunque di conoscere anche qualche vicino. Vedremo ragazzi adesso che torniamo se riusciamo a fare qualcosa, se saranno un minimo di buon umore, perché così gente può, eh. Lo Smanet Show è in città. Clicca su una delle insegne dinamiche in giro per la città per saperne di più. What the fuck? No, a questo ci deve andare per forza, giocherina. Pianeta Carapop, what the fuck? Orario martedì dalle 10. Raggiungi. Viaggia qui con Rodrigo, basta! Martedì dalle 10 alle 16, ce la farò? A scuola fino alle 15, no ragazzi, devo farle lasciare la scuola in anticipo, mi dispiace. Sì, anche lui, lascia la scuola in anticipo, sì. Non mi interessa ragazzi, so che non si deve fare, che lo studio prima di tutto. Però, stiamo andando allo Smanet Show, wow! Ci siamo, wow! Ma dai, che bello! Oddio, ci sono, no, ci sono anche i cosplay, ma che cosa meravigliosa. Che vuole fare? Gioca un videogioco. Qua c'è il karaoke, madonna ragazzi, sta cosa è bellissima. Giocherina già è andata qua da sola. Oddio, che figata. Dov'è Rodrigo? Rodrigo, ti prego, lo so che vuoi baciare giocherina, ma vieni pure tu qua, dai. Le sfide della Smanet Show sono iniziate. Raggiungi il computer per mettere alla prova le tue abilità in programmazione a maratona di hacking. Wow, direi che è il caso, visto che comunque lei è una smanettona, ragazzi. Direi di farlo, dai. Allora, carriera, partecipa alla maratona di hacking. Vai, gioco, siamo tutti con te, giocherina. Magari così Rodrigo si diverte un po'. Ah, c'è il divertimento al massimo, grandioso. È che Rodrigo, io, cioè, volevo fargli venire qua per fargli avere un appuntamento. Il fatto è che giocherina è importante che faccia questa cosa, perché comunque riguarda quello che effettivamente vuole fare. Per cui, Rodrigo, che vuole fare? Guarda un filmato buffo, va bene, facciamolo fare per adesso. Ok, ha acquisito l'abilità di missilistica, davvero molto utile. Vabbè, intanto fa qualcosa di costruttivo, no? Giocherina è qua che sta per raggiungere il secondo livello di non so che cosa. Ecco qua, raggiunto il livello di programmazione. Yuhu! Questo è molto importante per te.
però ho voglia di giocare ad un videogioco. Consegui livello 2 di un'abilità, perfetto, ce l'abbiamo fatta e dobbiamo fare compiti a casa. Cavolacci, ragazzi, quando sono adolescenti è veramente terribile tutto questo, eh. Io direi di farla giocare ad un videogioco, dai. Maratona di hacking, direi di fargliela finire, tanto ci siamo. Ah, e vuole costruire un razzo insieme a Rodrigo. Si cercano così tanto, ragazzi, ma così tanto. Pure lui è super concentrato, eh. Ok, giocherina, ci sei quasi. Dai che ci sei quasi, siamo così orgogliosi di te. Ce l'ha fatta, ha completato la maturità di hacking con il seguente punteggio, 18%. Non c'era mai il vincitore alla fine del festival, poco importa. Dai, io direi... Ah! Livello superiore, yahoo! E Rodrigo comincia a puzzare di piedi, bella sta roba. Impara a conoscere, ok, dai, così magari soddisfiamo anche quest'altro bisogno. Ok, perfetto, dai che magari gli interessi aumentano, un paio di palle, videogioca e gioca lei. No, perché adesso sei a disagio? Ah, perché puzzi di piedi, è in imbarazzo perché puzzi di piedi. Complimentati con lei. Chiedi una rassicurazione, ti prego, giocherina, non te ne andare. Nasconditi da tutti, perché è imbarazzata? No, per la socializzazione, che è successo? Ragazzi, vi prego, non potete avere questo rapporto così pessimo però, eh. Lo so che puzza di piedi, lo so, signora. Ah, minchia, ragazzi, ok. Direi che per Rodrigo è il caso di tornare a casa perché poi fra un'ora deve andare al lavoro. Mi dispiace tanto, non riesco a far sviluppare sto maledetto rapporto. E giocherina, ci piacerebbe molto che tu entrassi nel club rinnegati. Che ne pensi, davvero? Rinnegati? Ah sì, con piacere, dai. In club rinnegati ti dà il benvenuto. Sono felice che tu abbia deciso di essere i nostri. Stiamo tenendo un raduno del club e ci piacerebbe molto che ti presentassi al gruppo. Andremo tutti qui. Torrente del Bagnante. What the fuck? Non ho fatto in tempo manco a leggere. Vabbè, Rodrigo è andato al lavoro, poverino. Inizia un raduno del club. Ok, come faccio ad andare al club? Non ho visto dov'era, ragazzi. Torrente qualcosa. Perché giusto in quel momento mi si è soddisfatto il bisogno e non ho visto dov'era. Torrente del Bagnante, forse era qua. Proviamo, ragazzi, proviamo ad andare. È una piscina, che cosa meravigliosa. Tu, cara la mia giocherina, dovresti fare i compiti, effettivamente. Comunque qua io non vedo assolutamente nessuno, ragazzi. Aspettate che qua sta arrivando un sacco di gente. Forse è qua la riunione. Eppa, giocherina si spoglia, signori. Madonna, com'è sexy. Le ho messo anche gli occhiali da sole. Ah, eccolo qua. Attività del club consistono nell'usare interazioni maliziose con tutti, sabotare oggetti e usare interazioni perfide. No, non pensavo, ragazzi, che... vabbè, già il nome comunque avrebbe dovuto farmi un pochino capire. Adesso dobbiamo iniziare sto raduno. Già iniziato. Sì, giocherina, so che può essere sto bambino. Eppa, e qua c'è il mondo qua sotto. Perché puliscono i cessi? Lo sta riparando? Cioè devi... Perché? Io pensavo volessi andare al cesso. Ah, lo sta sabotando. Ma perché? Se hai bisogno di andarci. Ok, abbiamo... Stanno sabotando tutto. No, non mi piace questa cosa. Non voglio più far parte di questo club. Voglio uscire. Ok, annulla l'iscrizione. Sì, sì che voglio abbandonare questo maledetto club. Non mi piace, va bene? Vabbè, sai che famo? Ce ne torniamo a casa, va? Che brutta esperienza. Vabbè, fatto sta che è interessante sta cosa di entrare in un club, ragazzi. Posso entrare magari in un club che mi interessa e potrei fare lo stesso a Rodrigo, ovviamente, che poverino attualmente è al lavoro. Vai, corri giocherina, corri a casa se non vuoi fartela addosso. Per cui direi di fare assolutamente i compiti, anche se mi sembra già tardi. Ok, interessante anche sta cosa delle luci automatiche, grazie mille. Vedete, se uno non me lo dice, non le so, io certi dettagli non li conosco. Sì, certo, tu fai i compiti senza il libro. È fino alle 22, non è ancora tornata a casa, scusa, eh. Eccolo qua. Ah, finalmente, ha anche svolto un ottimo lavoro. Sono così orgogliosa di te, però io ti direi di prendere... non lo so, vabbè, da vai a dormire perché di sicuro è distrutto, poverino. Ok, compiti fatti, vai giocherina, ti auguro una buona notte. Però, caro il mio Rodrigo, devi fare i compiti, svegliarti alle 4 del mattino e fare i compiti. Ok, devi pure andare al bagno. Quale altro problema vuoi avere in questa vita, me lo spieghi? La giocherina pure ha fame e minchia, c'ha l'igiene già che è sotto i piedi, letteralmente. Vabbè, comunque, fra un'ora devono andare a scuola e notiamo che lei puzza ancora di piedi. Puoi andare a scuola puzzando di piedi?
Ma ti pare normale? Lui ha voglia di guardare la TV mistica. Come gli cala il divertimento a quest'uomo? Devono andare a scuola, non ce la faccio a farla lavare. Rodrigo, pure tu, non guardare la TV, lascia perdere il cibo, vai a scuola. È tuo dovere. Mi dispiace tanto, ma è così che va la vita. Ok, non ce la faccio, ragazzi, a farglielo salire tanto prima di andare a scuola, sennò si fa troppo tardi. Ok, va a scuola, forza. Eppa, energica, pensa a te. E vuole pure fare degli addominali, ma mi sa proprio che non è il caso. Dai, ragazzi, ci vediamo quando tornate. Mua, vi voglio bene. Ok, poi, ragazzi, allora, aspettate, fatemi vedere un attimo. Al lavoro fra 3 ore, Mizzica. Non faccio in tempo a farli uscire. Mizzica, ragazzi, c'è il divertimento a zero. Dio santo! Cioè, non riesco a farli incontrare, non riesco! Magari computer, ok, sono salita per quanto riguarda le ore totali di videogioco, perfetto. Rodrigo inizierà a lavorare per circa un'ora, vedete? Non faccio il tempo a fargli fare niente di niente, ok? Lui, oh, merda, andrà al lavoro stanco, oddio, che situazione di merda. Flirta con giocherine. Vedete, ragazzi, quando io ve lo dico che questi qua si devono innamorare. Ragazzi, vi giuro che la prima volta nella mia vita mi capita di avere sempre i sim tesi, a disagio, tristi. Non mi è mai successo. È a disagio, vedi, è stanco. Oddio, lo so, ma devi andare al lavoro. Scusami, ti prometto che non te lo faccio fare più. Flirtante, minchia, vedi, sarebbe l'occasione perfetta. Però tu pure devi fare i compiti, vero? Dove sono i suoi compiti? Perché non ho più il suo libro? Oddio, non so cosa sia successo, ma non ho più il suo libro. Questa è proprio una situazione di merda, ragazzi. Rodrigo tornerà morto, ma letteralmente morto. Ok, Rodrigo è tornato dal lavoro, ragazzi, ed è stanco, morto, poverino. Vai a dormire, assolutamente. C'è una festa scatenata alle scogliere, vuoi farci un salto? Assolutamente! Woohoo! Oggi, ragazzi, giornata di uscite, Tanto lei comunque aveva dormito. Fatto sta che sta questione dei compiti mi fa troppo girare. Ballo! Eppa! Come si corre a ballare, ragazzi? C'è qualcosa da mangiare o dobbiamo rovistare la spazzatura? Intanto Rodrigo, poverino, ragazzi. Ah, si è svegliato. Rodrigo, vieni! Porta qui Rodrigo rap. Dai, facciamolo venire, ragazzi. E magari si diverte un po'. Dov'è Rodrigo? Rodrigo, amore, vieni! Dai, ma perché è venuto in mutande? Ragazzi, proviamo a flirtare. Incrociamo le dita, vediamo cosa succede. Ha flirtato e lei? Non so cosa sia successo. Guarda com'è, è fiducioso. Vediamo un po', complimentati per l'aspetto. Molla tutta sta roba. Voglio che nasca l'amore fra di voi. Stringi. Fermi tutti, questo potrebbe essere il luogo della nascita di un amore. Oh, progettino e Rodrigo. Libera la cotta. Io glielo dico, basta. Ma perché, poverino? Tu, pezza di merda, fai qualcosa. Impara a conoscere piuttosto che andartene, stronza. Vieni qua. Riusciamo a far nascere qualcosa? Flirta, dai. Ancora? Ragazzi, non è possibile sta cosa. Basta, li faccio tornare a casa. Cioè, veramente sta cosa, ragazzi, mi sta intristendo in una maniera allucinante. Voi dovreste fare un attimo un esame di coscienza, Non capisco perché tutto questo imbarazzo. Non volete che nasca niente. Li devo far conoscere un po' di più. E poi fai la romanzia. E mo mi avete rotto le palle. I voti sono aumentati, giocherina ha lavorato sodo, ora una studentessa di liceo da 8. E vai, ottimo lavoro, perfetto. Tu, caro mio, va a dormire. E pure tu sei tesa, che cosa vuoi? Che c'è? Che non va? Pure lei c'è il divertimento. Cioè, ragazzi, così non si può vivere. Ok, Rodrigo inizierà a lavorare fra circa un'ora. Lei ora che finirà di fare i compiti lo faccio giocare un po'. E intanto qua, ragazzi, le cose continuano ad andare assolutamente a male. Ok, giocherina ha finito i compiti. Allora direi che sarebbe il caso di farle svuotare la spazzatura. Intanto che Rodrigo... Sì, si mette a giocare direttamente ai videogiochi. Oh, e dai, non me te mette a piagne però. Ciao amore, ciao. Vabbè ragazzi, allora, per oggi almeno abbiamo fatto un po' di cose nuove. Siamo andati in una festa, siamo andati in quel posto fricchettone pazzesco. E intanto questa relazione continua a non voler nascere. A me sta cosa mi rende così triste, ragazzi, che devo chiedere aiuto a voi. Mi date qualche consiglio per far sì che questo amore sbocci? Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E a te, a tutti, ciurma, la giocherina. Ciao!
Vi ricordo ragazzi che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.